Vince Crema e passa alla semifinale dei playoff, siamo con Alice Nori, insomma Alice, una vittoria sudata fino al terzo quarto, poi siete riusciti a staccare Vicenza. Sì, sicuramente Vicenza è un'ottima squadra e infatti anche oggi ha lottato fin dal primo minuto, pur partendo con una differenza comunque di punti a meno 16, però ci ha dato da lottare. Poi dopo il terzo quarto dai, siamo andate via, quindi eravamo un po' più tranquille. Ma tu soprattutto all'inizio ti sei caricato un po' la squadra sulle spalle, insomma segnato quasi sempre tu. Sì, solo all'inizio, perché poi dopo mi sono spenta, non lo so. No vabbè, sì, è andata bene all'inizio, poi dopo ho sbagliato un po' di canestri e vabbè ogni tanto ci stava bene così. Avete sofferto un pochino il loro pressing, soprattutto a metà gara. Sì, diciamo che loro fanno delle zone press, zone alternate, 1-3-1, 2-3, poi pressano dopo i canestri realizzati, che non sono facili da attaccare, da individuare, però ce l'abbiamo fatta. Insomma, difficile anche per loro tenere il pressing alto e fare tanta fatica per tutta la partita. Sì, infatti sicuramente ci vuole tanta fisicità e loro sono molto alte come squadra, sono una squadra molto fisica e infatti hanno lottato fino alla fine e tenuto il pressing comunque tutta la partita. Adesso Alpo, che ha passato anche lui ovviamente il turno, insomma squadra che conoscete, è stata con voi lì davanti a tutto il campionato, come ci arriva Crema e che partita sarà? Sicuramente noi ci arriviamo cariche. Adesso questa partita è finita, quindi stacchiamo la spina e pensiamo direttamente ad Alpo mercoledì. E è importante sicuramente vincere da loro, perché è un campo difficile e poi dopo in casa ci giochiamo il tutto, però adesso mercoledì bisogna andare là e lottare fino alla fine.